Infamous Second Son è uno dei titoli PlayStation 4 più attesi per questa primavera e debutterà il prossimo 21 marzo sulla console next gen targata Sony. Una recente prova del gioco ci ha permesso di dare un'occhiata al gameplay, ai nuovi poteri del protagonista Delsin e al sistema di scelte morali che caratterizza il titolo. La sequenza giocata si apre con una lunga cutscene che mostra subito quanto sia solido il profilo tecnico del titolo. Animazioni facciali, espressività ed una buona regia ci mettono di fronte ad un prodotto che rivendica la sua priorità tecnica e mostra un uso sicuramente solido dell'hardware di PlayStation 4. Il gioco non perde tempo e ci mette subito di fronte ad una scelta. Supportare il fratello del protagonista oppure accettare le smanie della Conduit Fetch per un approccio meno delicato alla missione principale? Nel caso si sceglia l'opzione più caotica, verremo quindi gettati nel bel mezzo dell'azione, scoprendo un sistema di controllo in tutto e per tutto simile a quello del vecchio episodio. Delsin mostra però i suoi nuovi poteri, in questo caso riguardanti la possibilità di controllare il fumo. Ci sono come sempre granate e proiettili con cui eliminare i nemici, e ovviamente non manca la possibilità di sfruttare attacchi corpo a corpo. Le frustate incandescenti di Delsin mostrano fra l'altro la grande qualità dell'impianto grafico, con un tripudio di effetti particellari che invade la scena. Migliorata anche la distruttibilità ambientale, coi mezzi dei nemici che schizzano in mille pezzi. L'IA nemica purtroppo non brilla, neppure quando ci troviamo a combattere con altri conduit più pericolosi. Decidendo di perseguire la via dell'eroe buono, cambierà totalmente la missione che dovremo affrontare e anche i poteri che avremo a disposizione. Fetch ci porterà fino ai moli di Seattle e qui dovremo mettere fuori combattimento dei contrabbandieri. Il potere del neon mette in evidenza una spettacolarità ancora maggiore, con mille scintille di luce che schizzano da ogni parte. Grazie a questa nuova abilità possiamo sospendere temporaneamente gli avversari in una bolla di stasi, per poi colpirli con proiettili precisi. Gli attacchi corpo a corpo vengono eseguiti con una sorta di lama di luce e aumentano l'agilità di Delsin, che adesso può scagliarsi a grande velocità verso gli avversari. Complessivamente queste prime sessioni mostrano una buona varietà, anche se tutto sommato Infamous Second Son sembra un titolo molto conservativo e simile quindi ai suoi predecessori e ai tanti altri free roaming supereroistici. La qualità tecnica e la vastità dell'ambientazione giocheranno un ruolo fondamentale nel decretare il successo del titolo Sucker Punch. Restiamo quindi in attesa della versione definitiva.